Ciao a tutti ragazzi e ragazze ed eccoci oggi con un nuovo video. Da come vedete dal titolo, questo è il video sull'apertura del calendario che ho acquistato da CVG. Se avete visto ovviamente il mio video haul, che ve lo lascio comunque qua, link nelle schede, se non sbaglio è di qua, andate a vedere il mio haul. Allora, ho paura perché secondo me si sono un po' spostati, non so se vedete, ma c'è uno sbalzo di rilievo, chiamiamolo così, e oppure che magari si sono spostate tra di loro, perché comunque erano le vecchie rimanenze, perché aveva un costo di 20 euro. Io l'ho pagato 5, quindi fate voi, ovviamente erano i calendari di dicembre. Comunque, prima di iniziare il video, vi ricordo che giù nell'info box ci sono link per seguirmi sui miei social, quindi seguitemi e se vi piace questa tipologia di video lasciatemi un bellissimo like. Poi vi voglio dire che arriverà a breve, spero, credo, un video dove parlerò di Sanremo, delle varie serate. In effetti era più bello se io facevo un video dopo ogni serata, ma siccome il mio lavoro e il mio tempo permettendo in questa casa è quello che è, cerco di registrare quando posso. E appunto volevo registrare queste puntate di Sanremo perché ci sono state cose che mi hanno dato parecchio fastidio, cose carine di cui vorrei parlarne con voi, anche per sapere la mia opinione e la vostra opinione. Quindi presto arriverà un video. Detto ciò, apriamo subito questo calendario. Allora, partiamo col numero 1 ed è questo qui piccolino piccolino. Oddio! Sì, questi qua io me li ricordo, madonna, sono... Adesso non mi ricordo di che marca fossero. Adesso riesco perché era... Praticamente sarebbero qui le palline da bagno, cioè appunto se tu le metti nell'acqua questa si scioglie e lascia appunto il profumo, che vi dico subito che cos'è. Volevo vedere se magari c'erano scritto dietro il numero 1 che cos'è e che cosa posso trovare, però penso appunto è una bomba da bagno, perché qua andremo a trovare prodotti per il corpo ovviamente. Deve essere bomba da bagno sfera. Ah, bisogna togliere la pellicola, c'è questa pellicola protettiva in mezzo in acqua calda o tiepida e questa si scioglie. Così sinceramente non so dirvi che odore ha, ma la testeremo poi ovviamente assieme. Quando avrò la vasca. Sto pensando, ma io la doccia, va bene. Numero 2. Sì, la maggior parte di queste cose dovrò utilizzare... Oh, oddio, che bello! Dovrò utilizzarle quando ovviamente avrò la vasca. Questa, allora... Poverina, non vuole uscire, grazie. Praticamente, appunto, qua c'è scritto petali di sapone. Questi sarebbero, appunto, è un sapone per le mani. Questi qua me li aveva regalati tanto tempo fa anche Katia, che pensavo che magari si scioglievano nella vasca. In realtà no, è appunto è sapone, petalo per petalo va preso e ci si può comodamente lavare le mani. Oppure tenerli anche così esteticamente, io lo trovo molto molto carino. Numero 3, passiamo al numero 3. Madonna, ma questo è carinissimo. C'è un omino, una bomba da bagno fatta a omino a pan di zenzero. Però non si sente tanto questo. Oh, è carinissimo, piccolino biscottino. Poi, numero 4. Sembra una bambina, ovviamente è tornato a dicembre per Silvia. E abbiamo un'altra rosa. Ovviamente di colore rosa. Beh, speravo magari di trovarla di un altro colore, però ne abbiamo due. Poi numero 5, bello grande. Ah beh, qua una bomba da bagno a forma di albero, così sono a posto per quando andrò in casa nuova con le bombe da bagno. Direi che ragazzi, questa profuma un po' di più, ci siamo. Numero 6, numero 6. Oh, ma c'è anche le candele, roba, è fantastico. Bella forma di cuore. Questa è carina, potete utilizzarla adesso per San Valentino. Bella. Poi numero 7, qua, questa è un po' più grandicella, no, vi sta aprendo tutto. E ovviamente adesso... Ed è una bomba da bagno invece a forma di stella. Poi numero 8,
Sto prendendo il 18 ovviamente. No, basta però che non mi rompo le unghie. E qua sta uscendo qualcosa. No. Un'altra candela a forma di cuore, perfetto, le posso usare per San Valentino, che non lo festeggio ovviamente. Numero 9, piccolino, questo deve essere un'altra pallina di quelle. Sì, oh, però questa è viola, bella questa, di questo colore che è sparita. Andovai, andovai. Eccoti qua. Beh, queste viola almeno hanno cambiato colore. Bella, così abbiamo due palline. Potrei usarle per giocarci. Poi numero 10, dove vai? Stai qui. 10 invece qui in basso. Abbiamo un altro biscotto. Magari da mangiare, c'ho una fame assurda, ma devo aspettare. Perfetto. Poi il numero 11, che qua in alto, questo è un po' più lungo, sarà qualcosa di diverso. Ovviamente sto distruggendo tutto. Qua è uscito qualcos'altro, vai via, vai via. Una crema mani. Vabbè, della Cosmi, però si fa fatica a tirare fuori. Ok. Per una pelle idratata, bella, non pensavo ci fosse anche una crema a mani. La apro perché tanto le sto usando, a parte che è anche sigillata. No, però si sente, c'è un profumo un po' come di rosa, tipo buona. Fatemi sapere se conoscete la marca Cosmi Premium, a parte che penso appunto che sia una marca che vende questo negozietto d'abbigliamento, però. Poi, allora, abbiamo aperto l'11, dobbiamo andare alla 12, che invece è questa qua più piccolina. Abbiamo trovato un'altra perlina, così sembra che chiamo il mio cane. Ok. Oh, sempre di quello stesso colore. Poi. Sì, vabbè, ma ragazzi, ho messo un pirla, però ho aperto la 21 anziché la 12. La 12 era questa. Vabbè, bello, grande Silvia, che confondi anche il numero. Male che la visita della dottoressa l'ha fatta adesso mia mamma, non io. Ma vabbè. Oh, perfetto, bella questa. I petali, però viola. Sono di niente, però bello. Comunque, cioè, puoi usarli, mi piacciono di più usarli così esteticamente, secondo me, che. Secondo me a usarli da sapone non rende tanto. Andiamo a aprire la 13, che è qua. Questo è lungo. Non so se vedete. Però devo fare così perché sennò mi si sfracella tutto. Ah, uno scrub corpo. Grazie, grazie che l'avevo finito. Uno scrub corpo sempre della Cosmi Premium per una pelle liscia. Bello, mi piace, mi piace. Poi apriamo il 14. Si sta stracellando sempre di più sto povero calendario che è qua. Ah, invece qua ci abbiamo una sfera rotonda viola. Questo qua era il calendario perfetto per la mia collega Franci, che ama il viola. Bello. Poi 15, 15, 15, il mio numero infatti è grande, grande. Bene, tanto ormai qua si è aperta tutta la fila, ma va bene così. E abbiamo trovato un'altra bomba da bagno a forma di albero. Queste qua le terrò per Natale, almeno sono a posto. Apriamo la 16, 16, 16 che è qui in alto. E abbiamo trovato un'altra bomba tonda. Poi 17, che è qua in basso, che purtroppo però mi sa che mi si è spostato. E infatti, no, dai, niente, mi si è spoilerato. Mi si stanno spoilerando tutti i numeri. Fake, il calendario fake qua. Fail, non fake, fail. Aspettate. Ok. Nella 17 c'è la bomba da bagno a forma di cuore.
se volete fare un bel bagno caldo e sexy col vostro partner o la vostra partner a San Valentino. Poi qua c'è un cuore che è andato, lo rimettiamo qua. 18 che è qui. E abbiamo trovato altri petali. Poi 19 che è questo qui piccolino. Che però tanto piccolo non è perché c'era altri petali. Poi 20, che qui in alto. Ah, questo deve essere un altro prodotto. Sì, questo ha aperto tutta sta fila. Che invece questo è il bagno schiuma. Il 21 che ce lo siamo spoilerato prima. 22. Ok, 22. E adesso ragazzi qua si è aperto tutto ovviamente. Altra pallina. 23. Vabbè, 23 e 24, apriamo tutto così perché tanto è caduto in basso. Nel 24 c'era un altro bagno, forma di cuore, e l'altro i petali. Beh, direi che ovviamente per 5 euro li vali tutti, per 20 euro secondo me no, è un'esagerazione perché comunque cioè ci sta... Cioè, sono carine anche le candele a forma di cuore, però poi per il resto, beh, sì, magari questi prodotti qua ne vale di più, dai. Anziché 20 direi 10, 10, 9,90, 9,90. Però è carino, perché almeno ci avrò tutti i bagni per il prossimo anno, che è il prossimo anno che è quest'anno. E niente ragazze e ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciatemi like. E niente, direi che ci vediamo con il prossimo video. Ciao!